Siamo a Barletta in via Luigi Scuro, zona industriale sud. Ormai questa è la principale arteria stradale per chi da Trani vuole raggiungere Andria attraverso Barletta o vuole da Andria arrivare nel centro cittadino e viceversa. Il traffico alle mie spalle è una costante quotidiana, qui siamo proprio all'incrocio con via Trani, ma ciò che purtroppo caratterizza via Scuro è la presenza di decine, centinaia di buche che costringono gli automobilisti e anche i conducenti di mezzi pesanti a zigzagare per la strada. Andiamo a vedere insieme la situazione. La situazione perdura ormai da 1363 giorni, tanti ne sono trascorsi dal 16 febbraio del 2019, data di avvio dei lavori per la soppressione dei passaggi a livello di via Veneto e via Andria, che hanno cambiato notevolmente la viabilità di Barletta. Peccato che, complice la pioggia e il passaggio quotidiano di migliaia di auto e mezzi pesanti, via Scuro nel tempo abbia assunto i contorni di una groviera. Qui siamo più o meno a metà di via Scuro e lo vedete, questo sarebbe uno dei due passaggi pedonali, difficile definirlo tale, non c'è uno spartitraffico con l'asfalto percorso dalle auto, soprattutto non c'è l'asfalto, pietre, è tutto abbastanza pericoloso e la situazione peggiora nel momento in cui si ha a che fare con fenomeni atmosferici come ad esempio la pioggia, e la situazione dall'altro lato non è certo migliore. Siamo dall'altra parte di via Scuro, all'incrocio con via dell'Industria, qui la situazione non è certo migliore. Quello che vedete alle mie spalle sarebbe un marciapiede, in realtà è completamente invaso da erbacce, quindi per un pedone non è praticamente possibile percorrerlo. Le buche sono profonde diversi centimetri e diffuse a intervalli regolari nel tratto di strada. All'osservatore attento non sfuggirà però un dettaglio: i fori sono quasi tutti concentrati sulla parte di asfalto solcata dai mezzi che viaggiano in direzione del sottovia Callano, e per chi ha un'auto ad assetto basso o ancor peggio si muove in moto o in bici, il pericolo appare dietro l'angolo. Questo è il tratto terminale di via Scuro per chi procede verso Andria e quindi deve imboccare il sottovia Callano. Oltre al marciapiede c'è un marciapiede alternativo, che è questa striscia, lo vedete, di asfalto che si è praticamente sopraelevata, e la situazione è così da mesi, probabilmente un omaggio agli amanti del surf, sicuramente è un pericolo per chi procede su via Scuro, soprattutto nelle ore serali. Ma non finisce qui, perché se qualcuno ha bisogno di muoversi in bicicletta e quindi di sostenere la mobilità green, non lo può fare o comunque ha le sue difficoltà, perché questo marciapiede, come tutti gli altri, non è provvisto di rampe, quindi chi ha la bici deve inforcarla, deve prenderla per il manubrio, salire sul marciapiede con il mezzo e poi proseguire la propria corsa. Per prevenire probabilmente è già tardi, per curare no. È una buona notizia, in fondo c'è: a Barletta sono in arrivo i fondi del finanziamento regionale strada per strada, e tra le 24 aree oggetto di intervento c'è anche via Scuro, dall'incrocio semaforico con via Trani fino a via delle Casermette. E allora la speranza è che di qui a maggio del 2023, quando è prevista la consegna del sottopasso di via Andria e di via Vittorio Veneto, la situazione possa migliorare.